Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 e muore ad Arcueil nel 1374. Si trasferisce ad Avignone per via del lavoro del padre e qui compie i suoi studi. Torna in Italia per fare l'università assieme al fratello, una persona dalla quale prende tanti spunti, ma che nella vita spirituale non riuscirà mai ad imitare. Si appassiona ai classici e per dedicarsi unicamente ad essi diventa chierico. Riesce anche a portare a termine un lungo viaggio fra Francia e Germania, alla ricerca di opere latine, ritenendole scritte nella lingua perfetta. Inizia in questo periodo ad avere molta fama, pur non avendo ancora scritto nulla. Dopo le prime pubblicazioni, gli viene offerta una laurea poetica. In seguito all'ordinazione a monaco del fratello, Petrarca vive un momento di crisi. Vuole seguire le tracce di esso, ma non ne ha la forza. A questo segue un breve periodo durante il quale il poeta fa alcune proteste assieme a Cola di Rienzo. Inizia dunque un viaggio per le corti del nord Italia e sud della Francia. Infine, nel 1368, si trasferisce a Padova, dove gli viene affidato un terreno ad Arcueil, dove muore nel 18 luglio 1374. Era il giorno ch'al sol si scolorarono, per la pietà del suo factore irai, quando mi fui preso e non me ne guardai, che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però n'andai secur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor s'incominciaro. Trovommi amor del tutto disarmato, ed aperta la via per gli occhi al core, che di lacrime son fatti uscio et varco. Però al mio parer non li fu onore, ferir me de saetta in quello stato, a voi armata non mostrar più l'arco. Il sonetto, in base ai concetti espressi, può essere diviso in quattro parti, che vanno a corrispondere dalle quattro strofe. Nella prima viene descritto l'ambito nel quale Petrarca viene colpito d'amore. Nella seconda viene descritto questo colpo, inaspettato e insospettato. Nella prima terzina viene descritto il duplice ruolo degli occhi, come porta sia per amore che per le lacrime di dolore. Mentre nell'ultima parte, la seconda terzina, viene espressa una critica d'amore, che avrebbe dovuto, secondo l'autore, rendere Laura consapevole dell'amore di Petrarca per lei. In base alle parole chiave, nel sonetto si possono individuare tre temi fondamentali. Il primo di essi è la cattura. Infatti, Petrarca si sente preso contro la sua volontà, in quanto amore si è impossessato di lui, quando meno se lo aspettava. A rafforzare questa tesi, nel testo vengono inseriti alcuni riferimenti al linguaggio bellico. Il secondo tema espresso è proprio quello dell'inaspettatezza, in quanto ad essa viene dedicata un'intera strofa. Il terzo argomento principale è quello del duplice ruolo degli occhi, che non sono più solo la porta per amore di Dalentini, ma svolgono anche la funzione contraria di far uscire il dolore che amore provoca. All'interno del testo non ci sono figure di suono troppo evidenti, ma si può notare un utilizzo elevato della lettera R in tutta la sua lunghezza. Sicuramente non compromette la dolcezza dei suoni, ma rende comunque un senso di rabbia e rimorso, probabilmente dovuto al conflitto interiore di Petrarca.